sangue della Madonna! Ma non lo voglio! Fermi qua, fermi dove dovete! Questa lota buona della padranfonte si rimuovi. Per Volturara e il dragone giungemmo verso mezzodì del giorno seguente su una montagna assai disastrosa, dalla cui cima il brigante Carbone mi fece vedere con il suo cannocchiale la città di Salerno. La sera stessa riprese la marcia attraverso boschi e luoghi inaccessibili e a me sconosciuti, in uno dei quali ci fermammo per 3 giorni e 3 notti. In seguito, durante i 15 giorni della mia prigionia, il cammino non fu mai interrotto. La banda era composta da 15-20 persone, fra le quali in posizione di capi c'erano Pico e Carbone. Mangiavamo latticini, ricotte fresche e caciocavalli, mozzarella e pane, ora di granone, ora misto. Avevamo con noi una 15 di pecore che macellavano e cucinavano arrostite, e i luoghi dove ci tenevano erano talmente sicuri che i briganti accendevano il fuoco giorno e notte, sempre in compagnia delle loro donne, le drude. Con mia grande sorpresa, il mattino del 2 agosto mi annunciarono la liberazione. Non siamo prigionieri della banda Carbone, ma non per questo mi sento più tranquillo. Scherzi a parte, sono veramente felice di presentarvi Carmine Palatucci, artista e personaggio poliedrico di Montella, uno dei più grandi appassionati delle storie di briganti della nostra terra. Con lui ci sono alcuni dei musicisti del gruppo musicale Tempi e Briganti, di cui fa parte anche Carmine, che hanno avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare con uno spettacolo basato proprio sulla storia della nostra terra e alcune delle musiche popolari più conosciute. Con loro ci sono anche alcune delle attrici e degli attori del gruppo culturale Degli Gatti di Montella. Grazie per essere qui con noi, perché ci date l'occasione di parlare di una cosa che ci sta molto a cuore. Quello che abbiamo visto è un fatto realmente accaduto, perché abbiamo provato a far vedere il rapimento di due possidenti di Nusco, Vincenzo Ebreo e Pier Antonio del Sordo, rapiti dalla banda Carbone Pico il 16 luglio del 1869. E questo è stato praticamente l'ultimo episodio di una stagione dolorosa che poi si è concluso con il rilascio dei due ostaggi dopo che il brigante Carbone aveva ucciso il brigante Pico. È uno dei pochissimi episodi a lieto fine, ma in realtà di consolatorio c'è ben poco, perché rappresenta l'ultimo atto di una ferita ancora aperta per l'Irpinia e per tutto il meridione, il brigantaggio. C'è stata una storiografia che parte da Pasquale Villari, quindi fin dall'Ottocento, che in qualche modo ha visto il brigantaggio come una metafora del disagio sociale. Il brigantaggio, cioè il proliferare di bande armate dopo il 1860 nel sud Italia, fu successivo ad un altro grande fenomeno completamente taciuto da una storiografia, per la verità datata, che insomma ha fatto il suo tempo. Mi riferisco al numero notevole di rivolte, di manifestazioni popolari che dopo il 1860 si svolsero in un gran numero di paesi e città del sud Italia.